nuovo singolo si chiama La voce del padre, è uscito 2 settimane fa, autoprodotto, distribuzione Artist First, è stato un lunghissimo percorso che ha durato tutta la mia vita, perché parla della figura del genitore, di quello che è all'inizio il genitore come tu lo intendi, come un supereroe. Poi passi dall'adolescenza e quindi diciamo che di default ti metti contro di lui, e poi quando arrivi a un'età come la mia, insomma i 33-34 anni, capisci che è una persona come te e gli vuoi bene per quello che è, lo accetti nel vero significato del verbo accettare. E quindi ci ho messo 33 anni a raccontare e a scrivere questa canzone. Quindi ti è venuta proprio dal cuore, insomma, questa è sì. La tua esperienza diretta. È venuta dallo stomaco, diciamo, perché fondamentalmente è un brano che parla veramente dell'accettazione della figura del genitore come una persona che è come te, che ti ha generato, ma che comunque ti rendi conto che ha le sue caratteristiche positive, negative, i suoi difetti, e se impari ad accettarla capisci che gli puoi volere bene ancora di più. E in un modo diverso da quello che era il precedente modo di volergli bene. Devi imparare a fare il figlio, diciamo. Ma questa esigenza di accettare il proprio padre, da che cosa nasce? C'è stato un evento scatenante? No, diciamo fortunatamente e sfortunatamente non c'è stato nessun evento scatenante, c'è stato semplicemente il susseguirsi della vita, della quotidianità, di tanti piccoli eventi che hanno fatto sì che la figura del padre, ma anche della madre, della figura genitoriale in sé per sé, evolvesse, prendesse varie forme nel tempo, appunto quella di supereroe all'inizio, poi di nemico durante l'adolescenza e poi di una persona che come te ha le sue caratteristiche, e quasi in modo molto naturale, quasi fosse stato un percorso spontaneo, capisci che gli devi volere bene per quello che realmente è, perché poi a un certo punto si mostra per quello che è a te. La domanda adesso è scontata, è come l'hanno presa i tuoi genitori? L'hanno presa bene, dai, l'hanno presa molto bene, gli è piaciuto il brano, perché poi anche se parli di tuo padre, anche se parli di loro, magari fai anche qualcosa di molto provocatorio nella loro visione, però comunque sei sempre il loro figlio che ha scritto un brano e gli è piaciuto veramente tanto. Poi i miei genitori sono molto 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 esigenti, molto cattivi dal punto di vista artistico, e gli è piaciuto subito, quindi sono contentissimo di ciò. Assolutamente di buon auspicio. Questo brano sarà accompagnato a breve anche da un video che porta anche una firma importante. Esattamente, questo video lo abbiamo girato, sta in fase di montaggio, e la regia è di Cristiano Carotti, che è l'altra metà, diciamo, di Cane sulla Luna, è la parte visiva di Cane sulla Luna, che fino adesso mi ha accompagnato, ha diviso il percorso con me. Lui non solo fa la regia, fa anche la parte visual di tutto quanto il progetto, e quando vuole scrive anche dei bellissimi testi per il progetto. Fine giugno uscirà e ve lo faremo sapere. Visto che si sta riaprendo tutto, possiamo fare anche dei progetti per il futuro. I tuoi quali sono? Finalmente sì. I miei progetti sono quelli, è un progetto, è quello di ricominciare e da dove mi sono fermato circa un anno fa, un anno e poco più fa, cioè quello di risuonare. Quest'estate fortunatamente risuonerò, uscirà tutto quanto sulla mia pagina Instagram, Facebook e quant'altro, e soprattutto, senza spoilerare niente, autunno, inverno, ottobre, novembre, probabilmente usciranno tante belle cose. Quindi incrocio le dita, perché la voglia è tantissima, l'impegno pure, diciamo che le costellazioni si stanno mettendo fortunatamente in riga in questo momento, quindi se tutto va bene quest'estate si suona tanto e quest'inverno si prosegue la parte discografica e live. Un salto a Terni? Un salto a Terni sì. L'11 luglio suonerò
al FAT, che è il Bar del Caos, e l'8 di luglio suonerò, farò un'intervista live al Momart con la cara amica Giulia Massanelli. In bocca al lupo allora. Crepi, grazie mille.